L'immensa soddisfazione di chi ha compreso di aver fatto qualcosa di grande, l'orgoglio dei tifosi e di una società che ha scommesso in un progetto che fa sognare, la commozione di chi Trento è in procinto di salutare. Un cocktail di emozioni, quello offerto dalla passerella di Trentino Volley a Palazzo della Provincia prima e poi a Palazzo Geremia per raccogliere le onorificenze del presidente della provincia Maurizio Fugatti e del sindaco di Trento Franco Ianeselli. Mattinata di festeggiamenti, ma anche di addii importanti, come quello di mister Angelo Lorenzetti. Per lui, destinazione Perugia. L'allenatore marchigiano non trattiene l'emozione nel suo discorso, strappando lacrime e applausi. Oggi per me è la giornata più bella, ha esordito il mister marchigiano. Qui mi sono sentito amato, soprattutto da quella Trento semplice della famiglia al palazzetto, del benzinaio, del mio tabaccaio di fiducia. A questa Trento semplice consegno una squadra semplice. Capitano Gentile e nella parabola dei grandi la gentilezza non è sempre un qualcosa di frequentato. Parole importanti spese per un'icona della pallavolo trentina, Matej Kasinski. Per il 38enne bulgaro, il prossimo anno in Forza Milano sarà il quarto arrivederci alla città di Trento, che è già pronta a riaccoglierlo in altra veste. Ce li siamo detti anche ieri sera, il futuro rimane aperto, hanno lasciato le porte aperte per me e per quello che ho sentito, non solo in ambito di giocatore, quindi che si sa, un giorno magari mi rivedrete in un altro ambito. Sul fronte femminile, saluti annunciati per mister Stefano Saia e l'addio alla pallavolo giocata della capitana Silvia Fondriest. Per quel che riguarda me, invece, il mio futuro sarà lontano dai campi da gioco. Io farò qualche cosa altro sempre nell'ambito sportivo, però in qualche modo spero di riuscire a stare vicino anche al mondo del volley trentino.